fiora lì. Li ha portati via, li ha portati via. Allora. Sono caduto la tramatera, guarda! Guarda che strada che c'è, sei tu. A questo punto, noi nei nostri giri quotidiani abbiamo incontrato questi due cittadini che hanno qualcosa da dire sullo stato delle cose. Siamo in piazza Santo Stefano. Allora, io sono arrabbiata. Per che cosa, signora? Per tutto, perché fanno delle cazzate. Ma mi concretizzi. Ma secondo voi è una decenza pubblica questa costi piante? Si puliscono le piante! Non si lasciano andare in quella maniera lì. Dove sono i lampioni? Ecco, sono venuti un mese fa, sono venuti a cambiare le lampadine. I lampioni sono coperti. Sono? No, sono quelli lì. Sì, quelli lì. Vedi, sono coperti. Sono venuti a cambiare le lampadine. C'erano tre o quattro operai qua che cambiavano le lampadine. Ho detto, cosa fate? Date la luce agli alberi? Ma sì, no, ha ragione, ma questo è sottoterra, probabilmente c'è tutto che non va, ma probabilmente è un periodo lunghissimo, ormai da 10 o 15 anni che c'è una decadenza. Ma non fa niente nessuno, c'era cosa e non faceva niente, la Calvo niente, no, l'altro la Calvo, niente. No, la invece Calvo. Ecco, se ce n'era una che faceva qualcosa era la Calvo. Ma sì, ma appena detto. È andato l'altro, ha rubato, è andata l'altra, ha fatto un cazzo. Questo qui sta facendo una minchia. Signora. Comunque, non è che quando eravamo giovani andavamo tra le fresche frasche. Ma quando eravamo giovani avevamo bisogno. Queste qui sono le fresche frasche. Ce li abbiamo, non siamo contenti. Ciao, buongiorno. Ciao. Signoretta, io mi sono rovinata l'altra mattina per inciampare in via Milano. Dove? Davanti È caduta e si è rotta anche il labbro, vedi? Labbro, il ginocchio. Adesso un male dappertutto. Poteva anche segnalare e fare causa. No, non sono andata, no, non sono andata al pronto soccorso. Doveva andare, se no. E ho sbagliato. Fammi vedere il labbro. Se no poteva anche. Il labbro è qua, è il naso. E le ginocchia, del giorno che non si vedono, ma mi fanno male della Madonna. Ma signora, qualcosa che va bene in questa. No, io non vedo niente, vedo un cavolo che va bene, non vedo niente, ma si può camminare per strada? Bisogna sempre guardare lì perché se non va. Una mia amica si è rotta la spalla. Sì. Un mese fa. Forse via Milano è così. Ma Fabio aveva detto a una persona che è andata a lamentarsi, ha detto di guardare dove mettono i piedi. E infatti il cane. Che non inciampa perché è basso. Perché è piccolo? È basso. Possiamo parlare di questa vasca qui? Di questa vasca? Cosa stamattina è pulita. Cos'è successo? Stamattina cosa è successo? Che vengono alla sera! Dalle 6 in poi e vede cosa c'è qui. Cosa c'è? Qui tutti questi maramau che buttano di tutto e di più lì dentro. E si lavano. Anche una bicicletta, si vanno anche a lavare. Sì, e anche hanno lavato anche i pesci. Hanno lavato anche i pesci. Aspetti signora. Ci può dire qualcosa di quelle ruote lì agganciate? Queste qua. Non è che vado a fare la spia. Vedete, guardate qua. Hanno preso la bicicletta. Quando c'è. Oh, la Madonna di. Qui ne hanno rubate due in un colpo, vedete? Due in un colpo che erano ben legate, però il proprietario non ha fatto i conti sull'abilità di meccanico e sono ancora ben. Sono anche dei Palmer da ciclista. Sì, sono quelli pieni. Da ciclista. Sono quelli pieni. Che va bene per te. Anche qua, guardate, una bella mountain bike. Ma questi vanno in giro con le chiavi. Io adesso ne ho incontrato uno, ne aveva tre o quattro dietro su una bicicletta di quelle lì. Sì, senza gomma. Solo la camera d'aria però, solo la gomma. E questa bicicletta qui questa qua farà la fine. È quasi pronta, la stessa fine. Se passiamo fra un'ora. Non c'è più. Troveremo solo la ruota. Magari questo sistema no, qui. La mattina no. Questo di notte, sistema è sbagliato. Tardi, di notte. Molto meglio dei cavalletti dove agganci il telaio. Vedete? Una vergogna. Anche a me ne hanno rubate quattro. A me cinque addirittura. Che cosa ne dice? Qua ne agganciate addirittura due e gliene hanno portate via tutte e due. Con una catena pensava di essere a posto. Un'altra cosa, mai agganciare con la ruota davanti, sempre con la ruota perché dietro. Perché c'è la catena ed è più difficile smontare. È più difficile. È molto meglio agganciare il telaio. Sì, oppure agganciare il telaio. Che ti costano meno le ruote del telaio. Agganciare il telaio.
perché la ruota la sostituisci. Signora, sì. Ma lei abita nella zona? Purtroppo i miei genitori. Ah. Io abito qui, in Milano. Ne vedo tutti i colori. Purtroppo. Quei vasi. Quei vasi? Dai un'occhiata a quei vasi. Pagano una società che li venga a pagare. Sì. Vai a vedere un po' i vasi. Ma che allora, sono stati che senso abbandonati. Ha mettere quei vasi poi non la finisce? Che pagano? Chi è che paga? Qui basterebbe appoggiarsi a qualcuno che almeno un giorno sì o un giorno no bagna questi vasi. L'altra sera, caduto, dottore. L'altra questo sera. Video qua farà sfracelli su Facebook. Ma, sì, ma l'altra sera per la signora qui. L'altra sera giocavano, prendevano le monete e hanno buttato una bicicletta intera dentro al piccola da bambini, è che la volevano lavare. No, hanno bisticciato perché non hanno condiviso la refurtiva che avevano preso dentro le monetine. E hanno buttato hanno una comperato le caramelle, uno le mangiava e l'altro no, però lui si è arrabbiato. Io l'ho preso che le ho detto di tutti i colori. Non li sopporto più. Certo. Arrivano i marini, Guardiamo un'altra perla qui della manutenzione. Sono qui le cose sto sì. Male. Guardate, sì, sì. Quindi basta portare via. La prossima volta portano via anche la raffineria insieme alla bicicletta. Li hanno già scassate. Vedi? Sì, sì. Guarda, l'hai ripreso? Sì, sì, è qua. Anche di qua. Signora, arrivederci. Salve. Ci vediamo domenica. Sì. Ci vediamo, io non vengo. Ma non, io sono male le ginocchia così, non lo so. Anch'io. Guarda un attimo questa... Guardate, guardate qua che... Questo aggancio qua costerà almeno 100 euro ed è così improduttivo, lasciato senza nessuna bicicletta al seguito. La bicicletta che l'avranno portata via. Guardate il catenone, non è servito a niente. Non è servito a niente. Qui abbiamo a che fare con gente molto abile e soprattutto con cittadini stupidi a questo punto, stupidi. Vabbè, dai. Io chiudo qua. Ok, ciao professore, arrivederci, ci vediamo prossimamente. Alla prossima puntata, arrivederci. La signora sta ancora parlando perché è troppo incazzata la signora. Deve essere anche un boss della zona, un boss tra virgolette, e passa la mattinata a scambiarsi opinioni e idee con gli abitanti di questo tratto di via Milano. E intanto il cane aspetta. Il cane è paziente, aspetta. Infatti il cane è l'amico dell'uomo. Appunto, in questo caso della donna. Sì. Ok, ciao. Ciao, ciao. Arrivederci a tutti. Ciao. Dimmi. La ruota di dietro.